Grazie per essermi rimasta vicina e grazie per avermi salvato. Ma come ti senti adesso? Sto bene, alla grande. Wow. Sì, pensavo di fare causa. Ti va di essere il mio legale? Sei fortunato, ho deciso di lavorare pro bono. Farò parte degli avvocati d'ufficio. Sei una bella persona, Amy. E tu invece che farai? Il network mi ha chiesto di riprendere la trasmissione e cominciare con un pezzo su Drake. Ah, sì, davvero? E tu cosa hai risposto? No, non mi interessa, no. No, preferisco la parola scritta ora. Ho rimediato l'intervista del secolo. Ah sì? A chi? Dovrai leggerla. Oh, come poveri mortali. Sì. Ehi, mi dispiace per Venom. Senti... Ti va di parlare di quel bacio? Oh, quello? Lo chiami un bacio? No, era... Ah, quella è stata... un'idea del tuo compare. Oh, giusto. Beh, è buono a sapersi. Non era niente male, però. Cosa? Insomma, quel... Il potere? Sì. Quando è, sai... Dentro di te? Dai, hai capito. Ok. Eddie? Non diremo niente a Dan di questo, ok? Guarda, mica ho capito che non ce la riprenderemo. No, io non penso. Scusa, cosa hai detto? Non lo dirò a Dan. Eddie, c'è qualcosa che vuoi dirmi? No. Tu appartieni a noi, Annie. Eddie, ne sei sicuro? Santo cielo, guarda qua, è tardissimo. Devo andare, ok? È stato bello rivederti. Sì. Stammi bene, ok? Ciao. Sì, cerca di stare bene anche tu. Ehi, mai arrendersi con lei. Parlo a tutti e due. Va bene. Chi è quello? Ok. Aspetta, sembra sfuggito. Senti, per me non c'è nessun problema se vuoi rimanere, ma se lo farai dobbiamo stabilire delle regole, d'accordo? Non te ne puoi andare in giro a mangiare chi ti pare piace. Non posso. No, non puoi. Va bene, dobbiamo ribadirla questa cosa. Ci sono persone buone in questo mondo, tantissime. E poi ci sono persone cattive. Devi imparare a distinguerle. L'accordo è che a te sarà sempre solo permesso di toccare, colpire, ferire, probabilmente, molto probabilmente, mangiare persone molto molto cattive, ma mai e poi mai le persone buone, d'accordo? D'accordo. Bene. Ma come si fa a riconoscerle? Beh, è super semplice, insomma, sì, tu devi... Lo indovini, lo capisci, a volte puoi anche percepirlo. Se lo dici tu. Ma ora possiamo mangiare qualcosa, altrimenti il tuo fegato mi comincerà a sembrare molto buono e saporito. Sì, conosco un posto qui vicino. Ehi, signora Chen. Novità, Eddie. Qui l'unica cosa che cambia è il meteo, lo sa? No. Allora, quali prelibatezze solleticano le tue papille stasera? Patatine e cioccolata. Va bene, ok, nessun problema. Chen, mi devi quello che abbiamo stabilito. Ti prego, non posso continuare così. Muoviti! Persona cattiva, eh? Già. Se tornerai qui un'altra volta, anzi se andrai in qualunque altro posto a sfruttare persone innocenti, noi ti prenderemo e ti mangeremo tutte e due le braccia e tutte e due le gambe e ti staccheremo la testa a morsi, intesi? Ti prego. Sì, quindi sarai un coso senza braccia, senza gambe, senza testa che rotola per la strada con uno stronzo fumante nel vento. Mi segui? Che diavolo sei tu? Noi siamo Venom. E pensandoci bene... Ti prego. Eddie, cos'era quello? Ho un parassita. Sì. Notte, signora Chen. Parassita? Sì, in senso affettuoso, dai. Chiedi scusa. No. Chiedi scusa. Va bene, d'accordo. Scusa. Allora, cosa vuoi fare adesso? Per come la vedo io, noi facciamo come ci pare.